Dal prossimo 15 marzo attive nuove telecamere nel centro storico di Treviso. Nell'area ZTL potranno transitare solo i mezzi autorizzati dal comune appartenenti ad una speciale lista. Le videocamere, in corrispondenza di 8 diversi varchi elettronici, leggeranno le targhe dei veicoli in ingresso per sanare i furbetti. Quindi per un mese seguirà un periodo di sperimentazione minima durante la quale il personale della polizia locale verificherà che transitino solo i veicoli autorizzati. Si sarà passibile di multa come e se già in vigore da illo tempore se si incontra la polizia. Interessate dagli occhi elettronici le vie 20 settembre, Martiri della Libertà, San Leonardo, Ponte San Francesco, Vicolo Buranelli, Via Cornarotta, Calmaggiore e Via Manin. Ce ne sono 7 che saranno attivi dalle 0 alle 24 e 1 Via Manin dalle 22 alle 4 di mattina. Oggettivamente non si chiuderà proprio nulla, non cambia nulla oggi, anzi si migliorano solamente le condizioni di accesso al centro, perché con questo strumento, con gli occhi elettronici e con i nuovi sistemi disciplinare che andiamo a proporre, ci sarà la possibilità di avere una flessibilità decisamente maggiore.